Partiamo con una storica, praticamente credo che tu le abbia fatte quasi tutte, mancano pochissime. Chiara Battaglioni sul palco. Chiara, grazie Alessandra. Ho un oggetto di scena e un'assistente pronta ad aiutarmi. Vai Chiara! Ciao a tutte e a tutti, io mi chiamo Chiara Battaglioni, arrivo da Bologna e sì, sono al freelance camp, penso, parlavamo adesso con Dalia, lei è nata, io e sono nata come freelance qua e quindi sono sempre molto emozionata di parlare su questo palco, ma anche molto felice. Vi racconto, giusto per chi proprio non sa nulla di me, io mi occupo di organizzazione personale, di organizzazione applicata al contesto lavorativo, gestione del tempo, produttività, flussi di lavoro. Ma il mio percorso di formazione è molto diverso e anche potrebbe sembrare strano perché io ho fatto tutti studi artistici nel mio passato, diplomata al liceo artistico, indirizzo figurativo, quindi proprio facevo modellato, ero totalmente impedita, però ci provavo, e laureata in cinema. Quindi questo talk che parlerà di uno strumento di organizzazione in realtà parte da quel periodo storico lì, dal liceo. Liceo artistico, faccio quindi un piccolo passaggio di storia dell'arte. Siamo nel 1600, il periodo barocco, quindi l'arte barocca che arriva in risposta all'arte neoclassica che l'ha preceduta. Il barocco è uno stile che probabilmente avrete incontrato, riconosciuto nelle chiese, è uno stile che viene definito grottesco, bizzarro, opulento, tanto che il nome barocco arriva da barrueco, che in spagnolo è una perla di forma irregolare. Quindi in realtà il nome barocco è molto critico rispetto allo stile, no, che rappresentava perché arrivava dopo il neoclassico, linee perfette, pulite, molto leggero. Invece il barocco, se avete presente qualche chiesa, qualche decorazione di altare, pare tutto pieno, ogni spazio occupato da una qualche decorazione, a volte persino così inutile, no? Quindi il barocco, stile che a me probabilmente non mi è neanche mai piaciuto, però è lì, studiando il barocco, che ho conosciuto il concetto di horror vacui. Quindi quello che appunto si diceva fosse legato agli artisti barocchi, che proprio per questa paura del vuoto, loro andavano, riempivano, mettevano tutto quanto dentro alla loro decorazione, alla loro chiesa, alla loro opera artistica. Quindi questo senso di paura del vuoto che è un po' quello che si prova anche davanti a Notion, a una pagina di Notion. Che cos'è Notion? Notion è quello che potremmo definire, cioè che si definisce project manager, quindi uno strumento, un'applicazione digitale che è pensata per la gestione dei progetti, dei task e poi in realtà anche di molte altre cose. E spesso, ne parlavo anche proprio prima con Roberta, ma in realtà è stata anche l'impressione che ho avuto io al mio primo incontro con Notion, sarà stato il 2017-2018, non mi ricordo neanche, però già studiavo come professional organizer. Incontro questo strumento online, li provo perché li provo poi tutti quanti, e respinta totalmente da questa pagina bianca, cioè del tipo: ma che caspita ci faccio io con questa pagina? È uno strumento che rientra nel gruppo di Trello, Basecamp, Monday, Asana, ClickUp e Airtable, ma a differenza di tutti gli altri ha questa caratteristica che lo rende molto particolare. Si entra e non si vede niente, cioè non ci sono proprio neanche i comandi praticamente, a parte una colonnina sulla sinistra con le impostazioni, poco altro. E quindi l'effetto è quello di horror vacui, cioè molte persone si avvicinano a Notion perché magari ne sentono anche parlare, ultimamente se ne parla anche tanto, ma vengono respinte da questo senso di vuoto che appunto che cosa ci devo fare? Quindi da qui, da questo mio passato nell'arte, oggi vi vorrei parlare pochi minuti di Notion, perché credo che questo suo punto di debolezza, che è quello che probabilmente porta molte persone ad allontanarsi dallo strumento quando inizia a provarlo, in realtà diventa anche un po' il suo punto di forza. Perché da quella pagina bianca si aprono una serie di possibilità che ci possono permettere di utilizzare lo strumento non solo come project manager, gestione dei progetti, dei
tasche delle attività, ma anche per una marea di altre cose. Parlavo sempre prima con Roberta di esempi, io lo uso anche per fare slide, per corsi online, microprogettazioni di formazioni con clienti, quindi vado a fare formazioni in azienda, faccio la scaletta della giornata dentro a Notion. Si può usare per calendari editoriali, c'è chi lo usa, non è il mio caso, perché sono pessima a cucinare, ma per gestire ricette e ricettari. Ho visto dei Notion, vedo Sara che lavora a maglia, dei Notion spettacolari per la gestione dei lavori a maglia. Anche qui sono pessima, ho appena iniziato, però ho visto delle situazioni in Notion con tantissimi progetti a maglia, organizzazioni di viaggi, quindi insomma c'è veramente tanto del potenziale. Quindi oggi vorrei un po' raccontarvelo in che modo decostruendo il fantasma. Quindi, visto che Notion è quello che ci fa paura, provo a devastare il fantasma con l'aiuto di Dario. Sorpresa! Allora, due sono gli elementi. Grazie, ho finito. Sono posto. Un applauso a Dalia. Allora, due sono gli elementi che compongono Notion. Il primo, la pagina bianca. Quindi questo è quello che si vede quando si entra. Sì, non c'è altro, cioè c'è una pagina bianca. La cosa che vi devo dire sull'elemento pagina è che, un po' come un sito web, una pagina può essere inserita all'interno di un'altra pagina, che può essere inserita all'interno di un'altra pagina. Quindi, un po' alla volta, quello che possiamo andare a creare all'interno è una sorta di grande ipertesto di pagine, una collegata all'altra. Dopodiché, all'interno delle pagine, quello che andiamo ad inserire sono i cosiddetti blocks, cioè Notion li chiama blocks, quindi noi li chiamiamo blocchi, che sono divisi in grandi famiglie. I blocchi sono tutti gli effetti come dei pezzettini di Lego che possiamo andare a mettere insieme, andare a costruire quello che vogliamo all'interno di Notion. Vi racconto brevemente le famiglie, non sono tante e alcune sono enormi, quindi bisognerebbe proprio poi entrarci dentro, ma giusto per darvi un'idea. I blocchi basici sono quelli che soprattutto servono per la formattazione di testo, quindi testo H1, H2, H3, punti elenco, punti numerati, le cosiddette toggle list, che sono praticamente dei contenitori, un po' come si vede nelle domande frequenti dei siti, clicco e si esplode il contenuto, citazioni. Sì, sto pensando, insomma, più o meno sono tutti blocchi che servono per formattare la pagina e sono cosiddetti blocchi basic. Poi abbiamo i blocchi inline, sono quelli che più di tutti possono rendere Notion un essere abbastanza vivo, collaborativo, perché con un blocco inline posso menzionare un'altra persona con cui sto condividendo la pagina, menzionare una data, fare in modo che quella data suoni, quindi diventi un promemoria. Posso andare a linkare pagina dentro pagina e quindi mi aiuta a renderlo un po' più complesso. Dopodiché ci sono i blocchi media, che lo vado a mettere sopra. Blocchi media sono quelli dove possiamo andare ad inserire appunto media di vario tipo: immagini, audio, video, link, quindi con varie visualizzazioni diverse. Per esempio, un video di YouTube può essere anche embeddato, quindi portato all'interno e reso visibile all'interno della pagina senza uscire dal link, e quindi ecco, possono andare ad arricchire la nostra pagina. Vi ho anticipato appunto che con il video ci sono gli embed. Gli embed hanno questa, ho scelto questo tortino che c'era fra i giochi di mia figlia, perché gli embed hanno e ce ne sono veramente tantissimi, la possibilità di andare a inserire direttamente all'interno della pagina, quindi visibili dentro alla pagina, degli strumenti che sono esterni. Esempi dei più utilizzati: Google Maps, posso vedere direttamente una mappa di Google dentro la pagina. Zoom, quindi mettere anche delle videoregistrazioni, Loom per fare registrazione dello schermo, forum di vario tipo, Figma per chi lavora con Figma e Google Drive, ecco, per esempio, molto utilizzato il fatto di poter portare dei file che sono già all'interno di Google Drive, metterli all'interno di Notion.
Dopodiché ci sono i blocchi avanzati che ho messo il fiorellino, ma giusto perché vanno ancora di più a integrare formattazioni, per esempio posso mettere i testi su più colonne, oppure andare ad inserire dei contenuti dinamici, dei contenuti sincronizzati e alla base di tutto ho messo in fondo, ma sono i blocchi più interessanti e quelli dove veramente si genera il potenziale di Notion, che sono i blocchi database. I database sono tutti gli effetti dei database che possono essere inseriti all'interno di una pagina. E dentro il database, ogni record del database, quindi ogni riga, è a sua volta una pagina. All'interno di quella pagina possiamo andare a mettere tutti questi altri pezzetti. E dentro il database, poi un po' alla volta costruendo, può avvenire la magia di relazioni, viste e tutta una serie di altre novità che Notion propone. Quindi, consiglio di approccio a Notion per chi non l'ha mai visto. Consapevoli di questo effetto pagina bianca, approcciarsi in modo di sperimentare e provare e vedere quello che c'è. Quando entrate in questa pagina bianca, l'unica cosa che dovete sapere è che lo slash, quindi la barra laterale, è quella che richiama i blocchi. Scorrete la lista dei blocchi, provate, sperimentate, vedete e fate un po' i vostri pasticci. E questa è un'altra delle cose, secondo me, belle di Notion, che cresce un po' alla volta. Può essere sperimentato, provato e arricchito, anche perché la maggior parte delle cose può essere fatta già col piano gratuito, quindi il piano a pagamento offre delle cose in più, ma niente che non possa gestire. Io per anni sono stata nella parte gratuita, sono andata adesso a pagamento per i grafici di cui vi dico un attimo, fra un attimo. Altro consiglio, partite con Notion da qualcosa che vi piace, quindi da andare a organizzare le informazioni di qualcosa che può essere appunto il knitting, il lavoro a maglia, le ricette, i libri che volete leggere, i film che avete visto, un elenco di viaggio per fare per fare la valigia, cioè cose che comunque vi piacciono e che non sono magari appunto i progetti di lavoro a cui si può arrivare mano a mano che ci si allena e si conosce un pochettino lo strumento. Ultima cosa, in rete esiste una marea di possibilità da cui partire per studiare, formarsi e prendere dei modelli. Quindi ci sono dei template realizzati sia da Notion che da una marea infinita di creator nel mondo, gratuiti, a pagamento, video su YouTube quanti ne volete, e anche Notion ha una sua academy interna in cui spiega come si utilizzano i vari strumenti. Stanno facendo tantissimi investimenti, quindi un po' alla volta in Notion cercano di riunire al proprio interno tanti strumenti che adesso sono magari fuori. Quindi, per esempio, intelligenza artificiale c'è, non è fantastica, ma alcune cose le riesce a fare interno allo strumento. I grafici, quindi adesso è possibile visualizzare dei dati di un database con dei grafici a torta, istogramma, sono dello scorso mese. La possibilità di rendere pubbliche delle pagine, quindi magari farci dei portfolio per i clienti, fare delle pagine che possono essere visibili dall'esterno. E ultima cosa, dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno e quindi soppiantare i vari Google Forms, tagli, eccetera, uno sviluppo di form direttamente interni alla piattaforma. Dovrebbe essere una cosa che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. E quindi questo è, c'è del gran potenziale. Non spaventatevi per la pagina bianca, perché appunto, come vi dicevo, è un po' la sua caratteristica che può fare paura, ma spero con questo talk di avere appunto il product manager che faceva paura, perché si può in qualche modo domare il fantasma. Grazie. Thank you.